L'amore, l'amore. E Umberto Galimberti, cari amici. L'amore e Umberto Galimberti. Tutti conoscono Umberto Galimberti. Circa Serafino Massoni. Serafino Massoni si presenta da solo. Eccolo qua, Serafino Massoni. Siccome siamo nel periodo natalizio, ecco qua la migliore strenna natalizia per voi e per i vostri cari. Torno ad evidenziare che io sono sempre, vedete, sono sempre impedito. Vedete, questa è la mano destra, per cui ho delle difficoltà a stare sul web. Vedo i vostri commenti, ma faccio fatica a rispondervi, perché mi è oltremodo faticoso scrivere con la mano sinistra. Quindi perdonatemi se non vi rispondo, se non rispondo ai commenti che vedo su Instagram, su Facebook, su YouTube, su Dailymotion. L'amore è Umberto Galimberti. Sentiamo qualche parola di questa lezione di Umberto Galimberti. Sentiamo in un video che io vi metto nel riassunto di questo mio video, così voi con un clic lo potete ascoltare nella sua interezza. Sentiamo. Bene, l'amore è questa follia. Se non riusciamo a capire questo, restiamo alle soglie delle cose d'amore o nella banalità dell'amore. Sotto questo profilo, questa è la ragione per cui, per esempio, la pornografia non è erotica. Non è erotica perché non ha nessun contatto con la pazzia. La pazzia è un costitutivo di noi stessi. Non dobbiamo pensare che la pazzia sia una prerogativa dei pazzi, di certi pazzi, che di solito sono gli schizofrenici, i quali, non avendo nessuna censura, nessuna difesa, esprimono tutto quello che sentono, e quindi tutte le passioni possibili e immaginabili. Beh, qua firmo, perché poi voi le parole di Umberto Galimberti le potete ascoltare nella loro interezza sullo stesso video di Umberto Galimberti. Vedete, Umberto Galimberti fa un collegamento tra l'amore e la follia. E se Umberto Galimberti avesse letto l'opera di Serafino Massoni, La stirpe del serpente, dove Serafino Massoni parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato, saprebbe che la passione d'amore non è una passione naturale, ma è una passione creata in patriarcato. Come viene creata la passione d'amore in patriarcato? Io l'ho spiegato nella mia opera più celebre, che è La stirpe del serpente. Io qua non ce l'ho La stirpe del serpente, non vi posso mostrare l'opera, non ve la posso mostrare l'opera, ma nella stirpe del serpente io spiego come nel laboratorio patriarcale vengono create tutte le passioni, e in primis la passione d'amore. Se voi volete sapere come viene creata la passione d'amore, non dovete far altro che andare sul mio canale YouTube, magari ci siete già, e cercare i video che fanno riferimento preciso alla passione d'amore. Ok cari amici, si approssima la fine dell'anno, siamo nel periodo natalizio. C'è tutto un giro di strenne. Ecco qua la strenna migliore per voi e per i vostri cari. A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.